Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 108. Le chiacchiere stanno a zero, siamo nel dominio della World War 3 Roadmap Theory. Ecco di questo che oggi brevemente vi parlerò. È una bloggata, il cui link lo trovate in descrizione, che proviene dal mio blog La Freccia della Storia, che è praticamente un blog interamente dedicato alla misurazione della World War 3 Roadmap Theory, andando a misurare i segnali di Early Warning, ossia gli eventi sentinella. Il post di cui oggi vi andrò a ragionare brevemente appunto parla del fatto che le chiacchiere stanno a zero e siamo nel dominio della World War 3 Roadmap Theory, che poi in soldoni vuol dire che se nel post andate a vedere andando a incrociare i dati demografici degli europei e degli africani per decenni, dal 2020, 2030, 2040 fino al 2050, si scopre che praticamente dal decennio 2020 gli europei sono circa 551.5 milioni, nel 2050 puntuale arriveranno a 706 milioni. Gli africani nel 2020 erano 1 miliardo e mezzo, nel 2050 arriveranno a 2 miliardi e 4. Ora, da queste ipotesi demografiche che sono note, le sono aumentate io, le ho prese dal populationpyramid.net, il cui link se volete lo potete trovare nella mia bloggata. Ecco, ho estratto una serie di percentuali di propensione alla migrazione, in cui nel 2050 un miliardo e due di popolazione di africani tenderanno a emigrare, per le ragioni che poi, diciamo, se volete le potrete andare a espandere dentro il podcast www.climatechangewords.tk. e quindi dal 1 miliardo e 2 al ritroso in due trend in uno, diciamo, di tipo iperbolico: 1 miliardo e 2, 798 milioni nel 2040, 468 milioni nel 2030, 210 milioni nel 2020. Viceversa, in H con 0, 1 miliardo e 2 nel 2050, 525 milioni nel 2040, 225 milioni nel decennio 2030 e nel decennio 2020 93.75 milioni. Ora, che cosa vi posso dire? Queste sono le propensioni teoriche che in rapporto praticamente alla percentuale di popolazione del nord-est dell'Africa, diciamo, si ricavano i relativi flussi. Ora, dal relativo flusso di migrazione, se lo si va a confrontare con la popolazione del Nord Africa, ecco, si scopre che praticamente nel Nord-Est Africa la popolazione subsahariana che vorrà migrare oscillerà tra il 77.5% e il 173.7% nel decennio 2020, nel decennio 2030 oscillerà tra il 159.5% e il 331.7%, nel decennio 2040 il 324.3% e il 492%, nel 2050 intorno al 658%. Quindi di conseguenza si comprende il perché il Nord Africa finirà, diciamo, affossato, diciamo, invaso dal flusso di migrazione subsahariana. E questo è già possibile, diciamo, la detonazione di guerre puniche, dove in particolar modo con una totale destabilizzazione del Nord-Est Africa, in primis in tutto il Nord Africa, poi successivamente solo sul Nord-Est Africa, è possibile già dal decennio 2030. Quindi è possibile nel decennio 2030, è molto probabile nel decennio 2040 e è sicura nel 2050.
mentre nel decennio 2020, in cui la propensione di migrazione oscillerà tra il 77.5 e il 173.7 diciamo fascia della popolazione di migranti subsahariani che andranno a impattare nel nord-est Africa in rapporto alla relativa popolazione, appunto avremo diciamo sicuramente in questo decennio una serie di problemi che poi finiranno per detonare nei decenni successivi. Quindi nel decennio 2020, ecco, l'Italia non potrà continuare a vivere di debito pubblico come ha fatto nei decenni del 1980. Io quindi immagino, in ipotesi H con 0, che l'Italia farà un default e resti in euro, oppure che l'Italia, diciamo, esca dall'euro e poi finisca per bruciare in iperinflazione con una Repubblica Italiana che si dissolverà in un nuovo Medioevo. Prevedo, diciamo, per i decenni avvenire instabilità militare in tutto il Nord Africa per l'inizio della risalita della pressione subsahariana, appunto come vi dicevo. Per ragioni climatiche si prevede che nel decennio 2020, da qualche parte nel decennio 2020, comparirà per la prima volta il polo nord ice free in estate e autunno. Poi, a causa del polo nord ice free in estate e autunno, ci saranno altri tipping point climatici, quindi inizieranno a prendere forza le cause di detonazione della terza guerra mondiale in Siberia. Contestualmente emergeranno gli sviluppi delle guerre del cambiamento climatico, quindi in realtà direi che stiamo già osservando già oggi, perché appunto è spiegabile questo inizio di sviluppo di guerre del clima in Ucraina, in cui abbiamo da una parte Stati Uniti, Unione Europea e NATO contro la Russia sul che diciamo con la vendita di armi e l'invasione russa sul suolo ucraino, e l'oggetto del contender praticamente è il shale gas ucraino. Quindi diciamo questa è già una vera e propria guerra dello sviluppo, diciamo degli sviluppi delle guerre del clima, perché non è considerabile come una crisi riconducibile in un qualche modo alla guerra fredda, perché durante la guerra fredda non si sparò nemmeno un colpo durante le tensioni di frizione lungo le sfere di influenza del blocco occidentale e del blocco orientale. E poi quando praticamente la Russia ebbe a invadere l'Afghanistan, la CIA ebbe a vendere diciamo armi agli afghani, però diciamo lo fece diciamo in modo occulto e comunque silenzioso e non in modo plateale, e con le dichiarazioni diciamo verbali di che praticamente come oggi che portano diciamo sembrano condurre in uno scontro diretto. Analogamente quando diciamo gli americani combatterono nel Vietnam perché non volevano farlo entrare nella sfera di influenza dell'area comunista, quindi sovietici e cinesi, gli americani presero poi a bombardare le città del nord del Vietnam, e i vietnamiti per resistere acquistarono a prezzi politici dei missili dai russi, quali li vendevano a prezzi politici per fare sperimentazione contro i B-52 americani. Però diciamo non c'era uno scontro diretto proprio come è più oggi a livello diciamo verbale e con coinvolgimento immediato con una serie di armi, equipaggiamenti e quant'altro, o comunque non in modo diciamo così palese. Infatti dalle previsioni diciamo sono presenti appunto gli eventi, lavorano diciamo in parallelo per le previsioni, sia le cause di polarizzazione ambientale quanto di polarizzazione economica e quanto le cause di accelerazione politica. Dunque, se vi interessa questa riflessione molto pallocolosa con tutti i grafici statistici e le proiezioni di impatto e i flussi migratori e le possibili diciamo rischi di detonazione, potete trovare il link in descrizione. E questo è quant'altro. Vi posso solo dire che praticamente tenete bene a mente che una serie di fatti praticamente sono un trend,
e quindi di conseguenza i links e i fatti sono messi in correlazione, li ho messi in correlazione e in seriazione, e quindi cosa vi posso dire? Niente, se siete interessati potete andare a espandere questo tema in cui io vi ragiono di questi discorsi con due modelli, uno diciamo un modello un po' diciamo più ottimista e il secondo invece va bene. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.